e nessun sogno si realizza senza sacrifici, passione e costanza. La giostra delle contrade è un sogno rincorso da mesi, da tanto tempo, e che Tarquinia oggi può finalmente abbracciare di nuovo. Unione di idee, di sentimenti, di lavoro, di tanta speranza e voglia di fare sono alla base della nascita del nostro comitato. Un percorso lungo, fatto di dialoghi e confronti, di corse frenetiche e ore rubate alla nostra vita privata. Nulla è però più grande della soddisfazione di lasciare un segno coronando un percorso a tratti in salita. Ci siamo sentiti l'obbligo di raccogliere consigli, ascoltare aneddoti, rimanere stupiti di fronte a racconti e pettegolezzi con la consapevolezza di non disperdere quegli esempi e quelle gesta di chi prima di noi ha fatto della giostra delle contrade una manifestazione d'eccellenza. Abbiamo voluto raccogliere una sfida che in partenza sapevamo quanto fosse dura e l'abbiamo fatto sempre con un sorriso in volto, sempre con la determinazione che ci appartiene e la voglia di raggiungere insieme l'obiettivo prefissato. Giorni, settimane e mesi dietro ad ogni piccolo dettaglio, alla ricerca della perfezione, ma soprattutto tanto, tanto tempo in mezzo a tutti voi, protagonisti indiscussi di questo grande evento. Volevamo tornare in grande stile e speriamo di esserci riusciti. Forse con qualche piccola imperfezione, ma convinti che solo chi non ci prova non può sbagliare. Il nostro è stato un voler mettersi in gioco e i tanti che hanno creduto in noi ci hanno ripagato dei nostri sacrifici. Ripercorrere il passato tra ricordi ed emozioni serve e ci aiuta a migliorare presente e futuro. Il video documentario di oggi è la più bella testimonianza di un lavoro capillare che può solo renderci orgogliosi di essere al vostro servizio e a quello della città di Tarquinia. Vi rivolgiamo un grazie di cuore sentito e commosso, ma il saluto finale lo lasciamo ad un caro amico della giostra delle contrade. Sala nel Lazio, a nord della capitale, il primo documentario che ripercorre la storia della giostra delle contrade, una delle manifestazioni e tradizioni popolari più sentite nella città tirrenica. Una testimonianza che, viaggiando attraverso i dettagli di antichissime fonti documentarie, ha tracciato il profilo di un evento tra i più conosciuti nell'Italia centrale tramite il racconto e le testimonianze dei protagonisti di oggi. Dicevamo che nulla nasce per caso, così abbiamo iniziato il nostro ringraziamento finale. Non è nato neanche a caso questo lungo cortometraggio, ma sicuramente l'impegno che c'è stato dietro le quinte l'avete visto e il video sicuramente è stato una testimonianza. Crediamo di aver ricordato tutti, crediamo di essersi soffermati sugli aspetti più importanti e salienti di quello che è la giostra delle contrade a Tarquinia. Quello di oggi per noi è un lavoro che ci rende orgogliosi e soddisfatti. Io volevo farvi rivolgere un applauso a Benedetta, a Giuliano, a Gina,
e Sara, perché ognuno all'interno di questo comitato ha avuto un ruolo fondamentale e l'ha portato avanti in maniera capillare, con l'orgoglio e la soddisfazione solamente di dare qualcosa alla città di Tarquinia. Questo di stasera apre ufficialmente la settimana che è dedicata all'evento della Giostra delle Contrade. Speriamo che con questo cortometraggio abbiamo fatto sicuramente una cosa gradita. La soddisfazione e il calore che ci avete dato in tutto questo periodo, che parte ormai da gennaio, ci riempie il cuore di gioia e con immenso piacere vi ringraziamo dall'alto, senza né voli pindarici. Il lavoro è sicuramente tanto difficile, ci sono piccoli sconti, qualche piccolo screzio, però fondamentalmente i protagonisti dell'evento siete voi. Noi ci siamo solamente messi a disposizione per realizzare qualcosa a cui tenete voi in modo particolare, ce l'avete dimostrato, ci tiene la città di Tarquinia, quindi l'impegno è ieri, oggi e anche domani. Grazie. Ora pregherei Jerome di salire un attimino con noi, perché ti vogliamo perché sono mesi che ti abbiamo incontrato e da subito hai scelto di sostenere la Giostra dei Contrati, perché nell'idea tua, nell'idea nostra, Tarquinia in questi momenti viene prima di tutto. Quindi ti faccio fare un saluto, come pregherei di salire sul palco anche Giulio, se non è andato via, che ha realizzato con noi tutto questo importante lavoro. Vai Jerome. Allora, è il primo evento in qualche modo che si svolge in maniera così diffusa e ha radici così profonde e storiche a Tarquinia, che sosteniamo più che altro. Effettivamente è stato bello questa sera accogliervi e permettere al lavoro di Giulio, alla raccolta di informazioni e di materiale storico, perché effettivamente come avete fatto qualcosa di non così improvvisato. È stato bello arrivare nelle curve all'ultimo per riuscire a proiettarlo questa sera. E quindi noi siamo felici, abbiamo sempre detto che in qualche modo eravamo a fianco di chiunque del territorio volesse condividere emozioni, riprendere, far vivere tradizioni e momenti di felicità, e quindi questa è la prova più concreta. Buon appetito, buon divertimento poi nei giorni che arrivano. È stata un'esperienza entusiasmante, vi abbiamo seguito per qualche mese, vi siete fatti seguire, e le immagini che avete visto non sono soltanto quelle che abbiamo girato noi, ma sono anche di Daniele Girardi, e ringraziamo anche Emilio Valerioti, che abbiamo voluto dedicare, il comitato ha voluto dedicare un piccolo omaggio proprio all'inizio del documentario, ed è stato fatto proprio per ricordare una cosa. A Tarquinia si fanno tantissime manifestazioni, alcune come questa di altissimo livello, ma spesso nessuno lo sa. Questa la si sa, la state pubblicizzando da mesi. Emilio Valerioti, con quelle immagini che ringraziamo, la famiglia Valerioti, Antonietta Valerioti, che ci ha dato quel piccolo spezzone tratto da un film del 1976 di Emilio, e che quindi Emilio è stato il primo a capire qui a Tarquinia l'importanza della comunicazione, di trasmettere attraverso i video, le immagini, le fotografie, anche le immagini di una città. Scusate, ma l'emozione è tanta anche per noi. Ringraziamo Alessandra Sireoni, che vediamo qui, l'altra storica, Sabina Angelucci. A noi ci ha commosso, abbiamo voluto appunto tra l'altro chiudere con un altro omaggio, la seconda sorpresa che volevamo farvi, e che appunto quel video, quel minuto e 30 secondi
che abbiamo rintracciato dell'indimenticabile Spartaco, e saluto migliori di tutti i nostri. Grazie. Non per ultima, ma Alessandra ci ha seguito dalle prime battute in questa avventura, quindi un semplice saluto e andiamo via. Alessandra, certo. Alessandra ha sposato l'idea della mostra, ha sposato l'intervista, ha sposato tutto il progetto Giostra Contrade, anche perché, come avete visto, è stata una delle protagoniste qualche anno fa. Quindi Alessandra, un saluto veloce e ti ringraziamo ancora di fronte a tutti. No, io vi faccio solamente i complimenti a tutti, al comitato organizzatore, che però ha preso in mano un progetto, è riuscito a portarlo avanti. La cosa che mi piace delle contrade è che comunque durano da tanti anni. Generalmente questo a Tarquinia non succede. E il fatto che comunque questa sia una tradizione che si continua a portare avanti, penso che una delle cose che è risultata anche dal video è che comunque si sta passando di padre in figlio. Quindi è una tradizione importante, continuate, e in bocca al lupo per tutti e complimenti a tutti, non ho da aggiungere altro. Grazie mille. Aggiungere soltanto, a parte la grandissima collaborazione che hanno offerto tutte le contrade, perché non è stato facile per loro andare a riunire 10 contrade in 10 giorni diversi, in 10 orari diversi, metterli insieme di notte, di giorno, quando si è potuto. E ringraziamo anche le parrocchie per la loro disponibilità, sia personale dei parroci che sia per del personale per metterci a disposizione per le riprese all'interno, in alcuni casi all'interno delle chiese. Credo sia tutto. È tutto, anche perché